Mi Ma il ricordo. cambiamento dalla moneta, diciamo, dall'uso della moneta fisica A un sistema monetario dove la moneta non è fisica, ma è digitale, cambia? Sì, Potrebbe no? cambiare. Sono occupato di storia della moneta. È il primo popolo che con una Sì. moneta sono i Didi, 700 prima di Cristo. E che poi diventa la moneta di tutto l'Egeo. Allora, la storia della moneta passa da moneta merce come scambio di equivalenti. Cosa vuol dire scambio di equivalenti? Vuol dire che io ti do un tessuto a un valore pari a 10 grammi d'oro e io ti do una moneta di 10 grammi d'oro, alla pari. Se voi andate a leggere Il Mercante di Venezia di Shakespeare, c'era il protagonista, il mercante Shylock, e andava in giro con la stadera. Perché controllava che tutte le monete d'oro pesassero Pesassero. effettivamente, perché le monete si svalutavano e la moneta era il processo di tosatura, cioè limavano. Un meccanismo che era stato introdotto per la prima volta da Nerone, che è quello che è il primo che ha introdotto i diritti di signoraggio. Cioè io sono padrone della moneta, decido io quanto vale. E lui è iniziato a fare i sesterzi che pesavano meno di quanto dovevo pesare e adesso se lo incamerava lui per pagare le truppe. Problema che era per il debito pubblico. Anche Diocleziano ha fatto una riforma del genere. Proprio Diocleziano, che è il primo imperatore che viene dall'esercito, non so se è il primo, forse no, fa una cosa del genere per pagare i soldati. Tra parentesi, il termine soldato deriva dal fatto che ognuno viene pagato in moneta, dal soldo. Scusa, il valore si è discostato dal fatto che la moneta valesse E poi davvero? si è Da poco, discostato dal perché. 1900, quando si è discostato? No, è stata con la formazione degli stati nazionali. Il passaggio, qual è stato? Nel feudalesimo c'era questo patto monetario. Io do al vassallo il potere di coniare moneta. Quindi c'è un sacco di monete in giro per l'Europa. Gli do questo potere, tu con questa moneta mi paghi le tasse, perché il sistema per introdurre la moneta, la storia ce lo dice veramente. Una moneta inizia a circolare quando con questa moneta si pagano le tasse. La moneta deve avere un grado di fiducia, se no chi l'accetta? E quando c'è un'autorità statuale che ti impone che con quella moneta devi pagare le tasse, tu dici devo avere quella moneta. In cambio di questo, che mi dai più le tasse, io poi ti proteggo i confini dai nemici, eccetera. Quando si forma lo Stato nazionale, c'è l'accentramento dei poteri di emissione della moneta. Cioè chi ti difende i confini è anche quello che ti stampa la moneta. A questo punto l'autorità statuale, il sovrano, garantisce la circolazione della moneta e il valore della moneta, a meno che poi non perda guerre, non ha più soldi, come è successo per la Rivoluzione Francese. Ma è la moneta di No. carta? E lì inizia a entrare, esattamente. Dato che poi si sviluppano i traffici oltre l'oceano, dopo la scoperta dell'America, eccetera, c'è tutto il fenomeno del brigantaggio, per cui c'erano i galeoni, prima spagnoli e poi anche inglesi, dopo che Francis Drake batte l'invincibile armata della Gran Bretagna insieme alla Francia a prendere l'egemonia dell'Atlantico, di andare di là dalla parte con pezzi d'oro, È un bel insomma era un problema. casino. Lo Stato inizia a poco, che era già una pratica che era stata fatta a Siena nel 1300 col Monte dei Paschi, la cambiare. Immagini passare, ma qua è un passaggio di uso abitudine. Cioè io prendo, vado da te, prendo un bene che vale 10 e ti pago con un pezzo di carta il cui valore intrinseco è 0,01. Non è più lo scambio di equivalenti. Pezzo di carta, costo della carta dell'inchiostro. Ma sopra quello c'è scritto, pagabile a vista del portatore con la firma di chi ha emesso la moneta. L'autorità statuale ti garantisce che quella moneta vale 10 perché c'è scritto che vale 10, anche se è un pezzo di carta. Occorre una società organizzata, la formazione degli stati nazionali, perché questo avvenga. Che è un'innovazione finanziaria, niente male, eh? Perché questo consente di poter velocizzare la circolazione della moneta. Più la moneta si velocizza nella circolazione, più aumentano i traffici, più sostiene l'attività mercantile. E gli olandesi, per esempio, nel secolo d'oro dell'olandese 600, sono maestri questo. E iniziano a crearsi le prime istituzioni finanziarie, che erano essenzialmente i banchieri tedeschi, di origine ebraica, tipo i Furger, che iniziava a assicurare i traffici alle compagnie che nel frattempo lasciano la Compagnia delle Indie, e a finanziare gli stati, che devono fare le guerre. Perché il periodo tra 600 e 700 in Europa Era tutta una era guerra. una piccola guerra tra Inghilterra e Francia, che Costa. continuava a combattere. Il primo paese che istituzionalizza e regolarizza tutto questo è la Gran Bretagna con la rivoluzione economica, che nel 1670 fanno la prima banca centrale inglese. In Italia, in Francia, eccetera, viene fatta con le banche centrali, presuppongono internazionali, quindi in Italia dopo.
mai con la riforma bancaria degli anni del 20, del 20, del 1920 che si istituzionalizza il sistema moderno delle banche centrali. E allora lì però qual è la garanzia che hanno gli stati? È quella del fatto che la moneta doveva mantenere il suo valore. Questo è il compito della banca centrale. E per mantenere il suo valore il problema era che doveva avere un equivalente in riserve auree. Esatto, poi una certa si è staccata da... Poi dopo con gli accordi Bretton Woods del 44 le riserve auree si trasformano nel momento stesso in cui viene stabilito che una sola moneta ha un rapporto di parità col dollaro, 35 dollari per once del dollaro, e lì c'è tutto il dibattito con la proposta di Keynes di fare il bancor, cioè una moneta multipolare. Però il dollaro fa la moneta di riferimento, è l'unica che ha rapporto fisso con l'oro, quindi con la riserva aurea, le altre hanno rapporto col dollaro, quindi hanno la loro validità e il loro mantenimento è in funzione delle riserve valutarie, perché sono loro che le riserve auree, che erano detenute a Fort Knox. Cosa è successo adesso? Che dopo il crollo di Bretton Woods non c'è più un rapporto di parità con l'oro, cioè con un elemento materiale. Cioè dal 71 in poi la moneta si è totalmente smaterializzata. È come se tu da un giorno all'altro dicessi cambia l'unità di misura. Perché il rapporto 35 dollari per oncia d'oro... No, grazie. Il rapporto di... era un'unità di misura convenzionale, come il metro al Museo d'Arte e Mestieri di Vespaglia a Parigi. La convenzione dire che il metro è questa distanza, certo, è una così. È 35 dollari per un'oncia d'oro, è una convenzione, come ogni unità di misura è una convenzione, salta questa unità di misura, salta questa convenzione, perché il dollaro inizia a svalutarsi, quindi c'è la flessibilità tra dollaro e oro, e quindi qual è l'unità di misura della moneta? Chi la decide? E qui viene fuori la cosa interessante, perché poi queste lo fai per il tipo monetario, non si mica ti spiegano queste cose qui. Le azioni? Sono i mercati finanziari, cioè sono le convenzioni finanziarie. Nel frattempo tu nota che tra il 1970 e il 2010 c'è stata una concentrazione nei mercati finanziari enorme. Cioè noi abbiamo una decina di società multinazionali della finanza, che vanno da Goldman Sachs, Chase Manhattan, Hong Kong, Singapore, Wells Fargo, BNP Paribas, Deutsche Bank, eccetera, che dispongono di portafogli finanziari che non sono di loro proprietà, che sono i fondi pensione degli svizzeri piuttosto che degli americani, piuttosto che fondi di investimento di BlackRock, eccetera, eccetera, di migliaia di miliardi di dollari. Questi qui intervengono sui mercati di borsa e possono condizionare la dinamica degli indici di borsa. Quando Deutsche Bank nel 2011 ha iniziato a vendere i titoli di Stato italiani, i titoli derivati, che sono quelli che scommettono sulle aspettative del valore dei titoli, che sono i future, i titoli italiani hanno iniziato a perdere i valori, i future, cioè il prezzo dell'assicurazione ad aumentare. Deutsche Bank ha iniziato a vendere più di 3 miliardi di titoli italiani, euro, su un pacchetto della 5 miliardi, e ha creato una crisi di credibilità sui BTP italiani che hanno fatto salire lo spread fino a 700 punti a settembre. È stata la lettera editrice di Draghi, la caduta di Tremonti, di Berlusconi. Quando c'era arrivato Monti. Sì. E Deutsche Bank, nel frattempo, tanto più lo spread italiano passa da 100 a 700, tanto più il valore dei future passa da 100 a 700 in più. Deutsche Bank deteneva 3 o 4 miliardi di future sui titoli italiani. Lei ha messo in moto un meccanismo di vendita al ribasso per far aumentare i future. E poi a novembre Ackerman, che era all'epoca, non ricordo bene questa storia, che era l'amministratore delegato di Deutsche Bank, ha comunicato in un convegno che avrebbero ricominciato a ricomprare i titoli di Stato italiano. Tieni presente che l'Italia in quel periodo lì, che era il periodo di crisi dei debiti, eccetera, aveva il rapporto deficit-PIL e le variabili economiche fondamentali migliori d'Europa.
Ebbene, il Deutsche Bank ha fatto questa attività speculativa, ha creato una bolla, si chiama convenzione, in cui tutti hanno pensato che il titolo italiano non fosse affidabile, è stato messo in moto scientificamente, ci sono delle indagini in corso, sono state portate a processo delle persone su questo, insider trading, perturbazione dei mercati, eccetera, eccetera, di cui nessuno parla, per lucrare. Poi a un certo punto ho detto, a questo punto i titoli future più di così non possono andare, perché il buono speculatore deve sapere quando comprare e quando fare speculazione al ribasso deve sapere quando vendere, perché se cioè la gallina la devi stirare, perché ti faccio l'uovo d'oro, gli devi tirare il collo, ma se gli tiri troppo forte il collo e la gallina muore, l'uovo d'oro non te la vedi più. Quindi devi essere molto attento, infatti qualcuno... Ma quindi la moneta non ha più valore, e quindi questo per dirti, ho fatto questo esempio per dirti che le dinamiche dell'unità di valore dipende dalla dinamica dei mercati finanziari. Questo ha tolto potere alle banche centrali. Le banche centrali hanno formalmente il monopolio di emissione, perché l'euro può stampare solo la banca centrale, ma il dollaro solo la Federal Reserve, eccetera, eccetera. Però la quantità di moneta emessa sotto forma di monopolio delle banche centrali non è più del 10% di tutta la moneta circolante che viene creata dalle capital gains, dalle plusvalenze e da queste attività speculative. All'interno di questo, la tecnologia si è liberato spazio, perché c'è stata una perdita di capacità di controllo dell'offerta di moneta dalle banche centrali. Questo ha aperto degli spazi, alcuni di questi spazi sono stati riempiti Bitcoin. Dalle monete digitali, che nascono, e qui è un discorso complesso. Bitcoin, Ethereum, Ripple, cioè sono un caso. Il Bitcoin nasce come moneta alternativa, almeno Saga Motor scrive così. Nasce sempre nell'ambiente cyberpunk underground della Silicon Valley, della California, San Francisco. E poiché però ha questo sistema assolutamente di peer-to-peer, creazione peer-to-peer, pari a tu pari con il sistema delle blockchain, che però è un sistema molto lento, ha un vincolo che non puoi produrre più di tot pezzi che devono essere minati come estratti, e si arriva come? Ed è anche molto costoso, perché è costoso dal punto di vista energetico, anche ambientale. Hanno messo tutti i server in Mongolia, devono essere in Mongolia, Alaska, nord del Canada. Voi avete giocato mai a Risico? Sì. No. Sì. L'unico paese che io ricordo è la Yakuza. Nella Yakuza, che ci sono 30 gradi. Come esiste veramente la Yakuza? La regione della Russia, ci sono 30 gradi sotto zero, 9 mesi al mondo. È il paese più freddo al mondo. E lì la Yakuza è uno dei paesi dove ci sono tutti i server. Perché alla fine anche il digitale è fisico. È fisico come sono i server dei computer. Sì. Però non è il valore, però non è quello che dà il valore. No, il valore no, però cioè, comunque deve avere un supporto fisico. Certo, sì, ma certo. Del valore della merce prodotta con supporto fisico, il supporto fisico incide per 1%. Sì. Questo per capirci. Quindi c'è, in pratica la banca centrale produce solo le monete fisiche, tutte le altre invece ci sono altre strade per... Adesso alcune banche centrali stanno pensando, una banca centrale europea sta pensando di produrre degli cripto euro. Cioè, nel senso, moneta dell'euro digitale. Però il Bitcoin, poiché ha un tasso di cambio flessibile con le altre monete tradizionali, è diventato un asset speculativo. Esatto. Anche perché, ma è ovvio, tu non puoi stampare più di 23 milioni di Bitcoin. Questo è il meccanismo che genera il Bitcoin. Quindi vuol dire stampati? Minati. Cioè, sono delle strisce crittografate. No? Digitale, non sono roba palpabile. Sono come quelle striscine verdi che vedevi nel film Matrix. Che è 0101. Sono come quelle ciabatte. È dato che tutti sanno che prima o poi i bitcoin più di tanto li potranno stampare, e quindi è una moneta soggetta a scarsità, è chiaro che il loro prezzo aumenterà. Invece di creare un contropotere monetario, è diventato ancella della speculazione. Ma la cosa interessante è che, al di là di usare queste procedure così, la tecnologia ti permette, e questo si è aperto uno spazio, ti permette di creare dei portafogli digitali. Cioè tu, un territorio, mettiamo come Milano-Torino, c'è un'amministrazione particolarmente creativa, e dici, ma perché non facciamo un bilancio comunale in moneta digitale? Complementare, parallela a quello in euro, che è soggetto a tutti i vincoli di stabilità, eccetera, eccetera, e creiamo ex nihilo, perché la cosa nuova è che tu puoi creare ex nihilo moneta a costo zero.
Noi l'abbiamo creata, noi abbiamo fatto questo progetto sul Common Fair, con Common Coin. Abbiamo creato questa piattaforma che si chiama Common Fair e abbiamo creato una moneta digitale che possiamo distribuire fra i 1500 persone che partecipano a questa moneta. Giusto? Ma non l'abbiamo fatto per poi che la moneta inizi a circolare, l'abbiamo fatto per testare se era possibile creare monete XL. Ed è possibile. E tu, se tu fai un cambio pari, uno a uno, se fai il cambio flessibile, automaticamente entri nella speculazione. E dato che questi che hanno fatto i Bitcoin erano degli anarco-capitalisti, diciamo, dei libertari, allora tenevano le regole di mercato, volevano fare i più figli del bigoncio, in un certo senso, al condizionare dall'interno del mercato, invece sono stati condizionati, perché il mercato, apro questa parentesi, come dico ai miei studenti, non è il luogo di scambio tra le pari opportunità, il mercato è il luogo che ridefinisce le gerarchie economiche, che cambiano ovviamente, come le gerarchie sociali, politiche, internazionali cambiano con le evoluzioni della storia, no? Le società finanziarie hanno un potere e una scala di portafoglio finanziario. Cercare di cambiare dall'interno è come sfruttare il mare. E Davide contro Golia succede solo una volta nella storia. È l'eccezione che conferma la regola, che è regolato Davide non ci sarà. Scusa, e quindi come riusciamo? Di sperimentazioni di queste esperienze qui ce ne sono alcune in giro, per esempio. Sì. Una sperimentazione del genere, che però è durata solo 3 anni perché era finanziata da un progetto europeo, è stata a Barcellona, con la giunta Palau. Sì. E hanno fatto questa sperimentazione di creare queste monete digitali su 4 barrio, quelli più poveri a Barcellona, quelli a nord, dove c'è il fiume. Hanno fatto una legge su un reddito, si chiama Barcellona Minincam, B-Minincam, e hanno finanziato il 50% di questa erogazione di reddito con una moneta digitale, creando un circuito di prossimità per i commercianti. Perché con queste forme che tu potessi finanziare tutta la produzione a chilometro zero. Anche iniziative di auto-organizzazione produttiva, che producono valore d'uso e non finalità al profitto. Pagare il lavoro volontario. Cioè, il discorso è ambivalente, perché dici, vabbè, loro fanno... Diventa un lavoro, poi. Diventa mercificato, se viene pagato. Quindi bisogna stare attenti, per quello bisogna sperimentarlo, perché poi la reazione delle persone sono adesso... Ah no, tu mi dai i soldi per quello che io facevo prima per piacere? Allora se mi dai i soldi adesso... Magari uno ti risponde, adesso non lo faccio più. Che ne sai? Oppure diventa un lavoro fatto da persone che vogliono, hanno una necessità di guadagnare. Esatto. Per esempio, una moneta digitale potrebbe incentivare lo sviluppo di forme di economia circolare, o di ecosostenibilità, perché è chiaro, l'ecosostenibilità nel contesto attuale nostro, basato sul fossile, la riconversione all'inizio devi fare investimenti capitale fisso, costa. Poi lo ammortizzi velocemente e avrai molti vantaggi nel futuro,